Allora, finita la riunione, che cosa è successo? Ma inizia il V-Day, come sapete, questo giorno fantastico che si inizia la campagna di vaccinazione in tutta Italia. Siamo in ritardo perché, come sapete, abbiamo avuto dei problemi nella partenza e nella consegna dei vaccini. È partito dal Belgio, doveva partire con l'aereo, ma purtroppo causa lockdown e causa zona rossa c'era neve, non è riuscito a partire l'aereo. Lì con delle conoscenze abbiamo trovato la soluzione alternativa, farlo partire con un furgone. Avevamo un amico che aveva... Un furgoncino abbandonato della San Montana, l'abbiamo fotelato con dei pannelli che potevano tenere il freddo, con, con, disegnati col pinguino, in più abbiamo unito le due resistenze in modo che veramente il freddo arrivava a meno 70 gradi. Abbiamo fatto una via un po' più lunga, siamo passati dal Brennero nelle montagne e siamo arrivati a Roma, finalmente mantenendo questa temperatura costante. Poi da lì gli aerei dell'aeronautica dell militare ci hanno portato nei capoluoghi di regione, e lì cominciava a sorgere il problema perché la gente aspettava, eravamo in ritardo, eravamo già al 26, dovevamo festeggiare questo V-Day il giorno di Natale, invece l'abbiamo festeggiato il giorno dopo. Lì abbiamo trovato una soluzione alternativa come portarlo nei piccoli comuni di montagna, nei piccoli comuni delle, delle regioni e lì c'è stata una mia idea che abbiamo trovato questi motorini delle, che portano le pizze, questi qua con... Il contenitore dietro che potevano portarlo, perché come sapete non c'era nessuno, e lì si sono dati da fare e ci hanno dato una mano a trasportarlo nei piccoli comuni. Anche il bauletto era che teneva il caldo, teneva il freddo. Insomma, i vaccini sono arrivati non a una temperatura di 70-80-70, però sono arrivati quasi tiepidi. Ma sono arrivati. E finalmente stiamo iniziando la campagna di vaccinazione. Anch'io mi sono vaccinato, tutto a posto, va tutto bene per migliorare, per stare meglio. Mi sono fatto la puntura qui al braccio sinistro, ma mi fa male pure un po' il destro. Vediamo che succede adesso. Comunque sono un po' emozionato, confuso. Adesso mi andrò a bere una cazzosa a caffè per riprendermi. Comunque un evento fantastico qui in Italia per una campagna di vaccinazione, veramente fantastico. Un V-Day da ricordare. Non il 25 dicembre, ma un 26 dicembre. Scusate il ritardo. Si parla delle siringhe. Si dice che una siringa su due era spuntata, una su quattro era senza tappo. Sì, è successa questa cosa perché l'abbiamo comprata all'estero, come sapete, queste punture magari spingevi, non entrava la punta, tornava indietro, non si sa come mai questa cosa che faceva. E più, non ci hanno mandato il cotone, non ci hanno mandato l'alcol, cioè manca tanta roba che dobbiamo veramente sistemare. Comunque, a inizio del 2021 penso che saremo pronti a tutte, tutte le cose per poter vaccinare le persone. Scusate tutti gli imprevisti, ma come sapete è una cosa difficile, la, come si dice, la cosa del freddo, la catena del freddo non è una cosa facile, la catena anche delle siringhe è difficile, perciò speriamo che il 2021 sarà l'anno giusto per poterci vaccinare, migliorare, buttare le mascherine e veramente avvicinarci e abbracciarci come prima. Grazie a tutti.